cinguettio di Twitter, chiocciola Radio Roma Futura. Allora, vediamo un po' il programma di oggi. Ci attende, dopo aver visto la partita tra Olanda, salutiamo il presidente Giuntella, un grande abbraccio, gli ricordiamo domani alle ore 20 la Tana dei Lupi, la trasmissione da lui molto seguita, e quindi lo invitiamo qui domani sera alla Tana dei Lupi. Quindi dopo la partita dell'Olanda che ha battuto Messico esattamente per 2-1, giocata alle ore 18 a Fortaleza, ricordo poi gli approfondimenti dopo la partita delle 22, ci sarà Football Mondiale in diretta dalla Festa dell'Unità di Roma, Viale di Porta Ardeatina 55, Villa Osio, Casa del Jets. Miramos alla otra parte dello stand, un ombre che tiene su un pelo muy largo, quando in un altro partito te lo saresti dovuto tagliare quei capelli, in un grande partito. Salutiamo Andrea Minichini che è appena passato. Quindi ritorniamo a noi, ricordo dopo la partita tra Costa Rica e Grecia che si svolgerà a a Recife, sempre nel nord del Brasile, in diretta dalla Festa dell'Unità di Roma, andrà in onda su Radio Roma Futura Football Mondiale, approfondimento sul mondiale con tanti ospiti e opinionisti e tanta musica da Latino America, da o Brasil. Invece ci attende un bel dibattito oggi qui alla Festa dell'Unità di Roma, dove Radio Roma Futura manderà come al solito i streaming in diretta questo dibattito. Smart City, città veloci e intelligenti, partecipano l'assessore Marta Leonori, il consigliere regionale Eugenio Patanè, la consigliera comunale Ilaria Piccoli, Giampaolo Manzella, Stefano Venditti, presidente dell'Asset di Roma, coordina Andrea Casu. Ricordo dalle 21.15 qui allo spazio dibattiti, mi raccomando, dovete essere superiori. Un saluto a Enzo Foschi e a Federico Raccio. Che si nasconde Federico, va bene, e quindi dalle 21.15 in poi il dibattito qui nello spazio dedicato appunto ai dibattiti e in streaming su Radio Roma Futura. Ricordo, per ascoltare qui il dibattito in diretta in podcast, www.radioromafutura.it o su spreaker.com potete tranquillamente ascoltarlo anche in podcast. Allora, in attesa che ci raggiunga qualche ospite, io direi di farvi sentire un po' di musica. Ci colleghiamo con lo Brasil direttamente, quindi Sergio Mendez, Maschenada, ci sta bene tutta.
samba già animato, o più che lo è samba. Este samba che è misto di maracatu, e samba de preto veio, samba de preto du. Mas que nada, samba como este é tão legal, você não vai querer que chegue. All'ultima mano, e sono io oppure sei tu chi ha sbagliato più forte, che per avere tutto il mondo fra le braccia ci sei trovato anche la morte. Sono io oppure sei tu, alzati che si sta alzando la canzone popolare, se c'è qualcosa da dire ancora, se c'è qualcosa da fare, alzati che si sta alzando la canzone popolare, se c'è qualcosa da capire ancora, ce lo dirà, se c'è qualcosa da chiarire ancora, ce lo dirà. Sono io oppure sei tu, la donna che ha lottato tanto, perché il brillare naturale dei suoi occhi non lo scambiassero per pianto, e invece io lo vedi da te, arrivo sempre l'indomani e ti busso alla porta ancora, e poi ti cerco le mani. Sono io, lo vedi da te, mi riconosci, lo vedi da te. Alzati che sta passando la canzone popolare. Sono proprio io che non mi guardo più allo specchio, per non vedere le mie mani più veloci nel mio vestito più vecchio, e prendiamola fra le braccia questa vita danzante, questi pezzi di amore caro, questa esistenza tremante che sono io e che sei anche tu, che sono io e che sei anche tu. Alzati che si sta alzando la canzone popolare. Alzati che sta passando la canzone popolare,
se c'è qualcosa da dire ancora, ce lo dirà, se c'è qualcosa da capire ancora, ce lo dirà, se c'è qualcosa da chiarire ancora, ce lo dirà, se c'è qualcosa da cantare ancora, si capirà. In diretta all'inizio della festa e ovviamente all'entrata di via Cristoforo Colombo, siamo con Chiara al Coccardaggio. Allora Chiara, come va questo sabato? Ciao, buonasera a tutti, questo sabato va abbastanza bene, siamo soddisfatti del risultato che stiamo ottenendo. C'è tanta gente, c'è tanta musica, gli stand sono pieni, il ristorante è buono. C'è mia sorella che mi fa compagnia, quindi va bene. Quindi le altre sere eri qui tutta chiusa dal freddo, dalla pioggia, oggi le cose cambiano? Sì, oggi finalmente le cose cambiano, la festa ha iniziato a prendere una marcia diversa, anche gli standisti sono molto molto contenti dell'affluenza delle persone e abbiamo anche incontrato qualche visitatore che è stato molto soddisfatto della scelta del posto. Finalmente rivalutiamo un'area archeologica che era stata un po' dimenticata o comunque che diventa soltanto il panorama di una strada. Ti piace la location della festa? Molto, sono molto molto soddisfatta della location della festa, forse un po' più di luci l'avrebbero ravvivata un po', più che altro per i visitatori. Tutto molto elegante e molto carina. Bene, 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 bene. Allora io ringrazio Chiara, Alberto io ti ridò la linea e poi arrivo al magazzino e vediamo chi incontriamo. Grazie Chiara. Grazie a voi, ciao, buona serata. Eccoci di nuovo in diretta su Radio Roma Futura, stiamo con Silvia sempre al Coccardaggio. Silvia, vediamo entrare qui da via Cristoforo Colombo molta gente, stanno lasciando qualcosa? Beh sì, molte persone lasciano un'offerta, altri passano indifferenti, però chiedono il programma lo prendono, quello sì. Il resto no, tutti passano dopo, stiamo per prendere i nomi e vedere chi passa dopo veramente e chi invece ci dà buca così. Ancora c'è Chiara qui che sta praticamente seviziando tutti quelli che entrano. Dal passaggio che abbiamo fatto prima le cose sono migliorate? Insomma, sono venuti molti molti più ragazzi rispetto a persone in là con l'età, però sì, diciamo che in parte possiamo dire che sono migliorate. Sì, dai, sono migliorate. Ma voi fino a quando, a che ora state qui? Fino a quando non ci cacciano. Va bene, vi ringraziamo, ridiamo la linea allo studio.